Sicuramente scrivere un componimento letterario è una predisposizione dell'anima, quindi è sicuramente legato alle proprie emozioni, sensazioni, anche del momento. Mia è il titolo del componimento vincitore della prima edizione del concorso letterario dedicato a Maria Zumpano, ideato e promosso dall'Associazione Culturale Guitti Senza Carrozzone ed organizzato da Victoria Kelly. Mia nasce di pancia, dall'istinto. E dalle emozioni soprattutto. All'interno del componimento vi sono i miei ricordi. Quando ho cominciato a scrivere le prime righe avevo in mente i miei nonni. Mio nonno che lavorava nei campi e mia nonna che arrivava con questo grande bicchiere di succo d'arancia da dare al nonno per rifocillarlo dal caldo. Quindi le prime righe di Mia sono dedicate a loro. E poi c'è tanto altro. Ci sono i miei ricordi, gli amici che ho perso, infatti si fa un riferimento anche agli scontri in provinciale. E ci sono però le nostre tradizioni, i giovani che cercano un loro posto nel mondo, però c'è anche tanta speranza. Ci sono i pescatori, c'è la montagna e c'è anche la nostra storia. È un chiaro riferimento alla regina, alla Madonna di Capocolonna. Un concorso poetico pensato per raccontare la nostra terra, la Calabria. Riuscire a mettere nero su bianco le proprie sensazioni certamente non è semplice, ci sono varie forme di scrittura per poterlo fare, magari oggi ecco, il fumetto piuttosto che il racconto o il romanzo vanno per la maggiore, la poesia diventa un po' più di nicchia, non si tratta più di seguire degli schemi rigidi che impongano magari una certa metrica legata magari alla letteratura dell'Ottocento o del Novecento, oggi il pensiero è sicuramente più libero. Il premio, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, è stato assegnato alla giovane Daniela Esposito, che a parere della giuria ha meglio saputo rappresentare le diverse sfaccettature e complessità che offre la nostra regione. Sicuramente la poesia è una grande forma di sfogo e anche terapeutica a volte, perché si trasformano tutti i nostri pensieri e le nostre emozioni in qualcosa di tangibile, di leggibile, alle volte non tanto comprensibile a chi legge la nostra poesia dall'esterno, però con un po' di attenzione, forse possiamo rivederci un po' tutti, nelle parole anche del mio componimento, Mia. Si apre così ufficialmente quello che sarà l'evento principale promosso dall'Associazione di Rocca Bernarda, la seconda edizione del concerto teatrale del 1º maggio.